lost themselves. Bentrovati anche oggi su Broadway, buon sabato. Io sono il Druga dallo stadio che dopo vi legherò la partita. Allora, ci siamo salutati la settimana scorsa con un gruppo rock dell'Est Europa, i Newsmack, praticamente gruppo rock prog della Jugoslavia durante il periodo comunista. Quest'oggi vi farò sentire il loro secondo album del 1977. Intanto questa è la loro prima canzone. Možda nisam ja to pale,
Oh, eccoci qua. Allora, avete sentito che pezzo? Allora, per chi si fosse perso la puntata precedente, allora, questo è un gruppo musicale dell'Est Europa, della Jugoslavia. Poiché, nonostante l'avevo già detto la puntata precedente, che il comunismo e la Jugoslavia avevano la musica prog rock, e ci furono tra i gruppi prog rock jugoslavi dell'epoca più famosi questi Smack. Allora, vi avevo detto nella puntata precedente che è del loro primo album, Smack, che vi avevo già spiegato nella lingua slava significa apocalisse, ma al tempo stesso è anche una sigla che significa assemblea, significa anche assemblea musicale della città di Kragujevac. E vi avevo parlato anche del loro secondo album, Satellite. Allora, Satellite, vi avevo già spiegato, fu un successo commerciale in Australia, Jugoslavia e addirittura in America. E va detto che loro fecero una versione di Satellite anche per il mercato americano, perché pensate voi, nonostante la guerra fredda, vennero invitati a suonare in America negli anni 70. Pensate un po', fecero anche una versione di Satellite in inglese, che vi farò sentire dopo. Invece questo è quella che avete sentito oggi, è Cernadama, che è una canzone del loro terzo album, che significa Cernadama, che in lingua slava vuol dire la signora oscura. È un album un po' particolare, dopo lo commenteremo tutti quanti insieme. Anzi, intanto ne approfitto per farvi sentire la versione inglese di Cernadama. Yeah.
eccoci qua. Allora, in pratica che dicevamo? Allora, praticamente per chi... Allora, vi spiego la canzone. La canzone venne realizzata con questo terzo album, Cernadama, che venne registrato sia in lingua slava che in lingua inglese, poiché ebbero questa tournée in America, in cui suonarono in vari club di musica rock a New York, Los Angeles, e altre città americane, e furono un vero e proprio fenomeno, diciamo, commerciale d'immagine, poiché erano un gruppo rock che veniva da un paese comunista, la Jugoslavia degli anni 70, ma facevano musica rock e prog, sperimentavano, e quindi seguì una loro seconda tournée, questa volta in Inghilterra, con una piccola, diciamo, fuoriuscita negli Stati Uniti. Durante questa uscita negli Stati Uniti fecero il loro terzo album, sia in lingua slava che in lingua inglese, e l'album affrontava altre tematiche, mentre il precedente Satellite, anche per questioni di propaganda del regime comunista, trattava di tematiche, diciamo, amorose ma anche politiche. Invece questo qua è un album che ha tematiche che possiamo definire molto prog. Addirittura qui c'è questa canzone, in lingua slava Cernadama, in lingua inglese Black Lady, che parla della tematica dell'amore, la donna nera, che nella raffigurazione dell'Est Europa è la moglie del dio Apollo. Qui appunto c'è una visione. Allora, poi però non è una canzone d'amore semplice, è una canzone d'amore complessa, perché è la donna oscura, che ha come significato la donna seduttrice. La donna, il nero, che è il colore della morte, ma è anche il colore dell'infinito, quindi la donna che ha tutto. Al tempo stesso si esalta la figura femminile attraverso quella che era la società della Jugoslavia socialista e comunista. La donna che comunque viene messa al pari dell'uomo, che seduce l'uomo, e questa canzone, diciamo, fu a me piace anche come stile. C'è il ritornello con le chitarre elettriche, un pezzo che è molto bello. Al tempo stesso anche qua c'è l'influenza, diciamo, sia della musica occidentale, sia della tradizione balcanica, ma anche dell'ideologia dei regimi socialisti e comunisti, che cercavano la parità solo tra uomini e donne. Quest'album poi ha delle tracce sia in lingua slava che in lingua inglese. Adesso guardate, ve le faccio sentire. Sono arrivato tardi, purtroppo ho avuto una partita, giocavo. Sono arrivato tardi e cerco di farvele sentire tutte, perché quest'album secondo me è uno dei migliori. Allora, un altro. Guardate, proviamo questa qui, guardate, ve la faccio sentire. Allora, ecco qua. Thank you.
I'm gonna go get some more.
avete sentito, allora, canzone interamente strumentale e interamente sperimentale, Tomáš Zátac. Allora, Tomáš Zátac è una canzone che, allora, tradotta in lingua italiana, Tomáš significherebbe è la casa, Zátac sarebbe la lezione. In pratica è canzone, allora, il testo non c'è, dobbiamo un po' interpretarlo noi, anche se gli Smack hanno fatto capire che è una storia d'amore clandestina tra un insegnante e uno studente. Al tempo stesso è una canzone che ho sentito che si è discostata dal prog, c'è un po' di elettronica, c'è un po' di musica rock, diciamo qua, che sfocia nell'elettronica. C'è anche musica prog perché ci sono anche sonorità psichedelica, c'è l'organ Hammond, c'è un mellotron, al tempo stesso poi c'è suoni e variazioni, perché qua si prova a fare della vera e propria fusion, poiché gli Smack, diciamo che pur nascendo come gruppo rock prog, fecero anche diciamo delle influenze nella fusion, praticamente provarono a fare un genere di musica fusion dove mescolavano insieme rock rock classico, rock prog, rock blues. Comunque, guardate, andiamo avanti. Allora c'è quest'altro pezzo che ve lo premetto, è molto malinconico, però ha un significato molto profondo. Guardate, si chiama Daire, il tamburino, ve lo faccio sentire subito.
qui, allora, questa qui avete sentito una ballata rock. Esiste sia la versione slava che la versione italiana, che la versione inglese. Allora, Daire in lingua slava significa tamburino, suonatore di tamburo. E questa canzone, guardate, venne realizzata sempre nell'album Cernadana, in inglese Black Lady, in italiano Signora Scura. Allora, la particolarità di questa canzone, allora, si sposta dal prog parecchio, si avvicina molto al, meglio, un prog di fondo c'è, perché c'è comunque, ci sono sonorità elettroniche, c'è un che di psichedelico, però al tempo stesso si avvicina molto al più al, a un rock elettronico quasi classico. Poi va detto che è un significato molto particolare, poi che il allora qui c'è il protagonista, questo tamburino, che è il tamburo, il suonatore di tamburo del Medioevo, che racconta la propria vita, racconta quello che è stato, racconta, però al tempo stesso c'è, attraverso un gioco di parole che io avrei difficoltà a spiegarvelo, diciamo, tutta la storia della ex Jugoslavia e della Serbia dal Medioevo ad oggi, questo tamburino che racconta di quando i barbari slavi invasero l'impero romano e si stabilirono lì, racconta la cultura gitana rom che è presente nel mondo dell'est Europa e particolarmente forte in Serbia, parla delle sofferenze, delle battaglie e delle vittorie del popolo slavo serbo, riferendosi soprattutto alla prima guerra mondiale e alla seconda guerra mondiale. Poi il pezzo della seconda guerra mondiale è particolarmente sentito, poiché siamo un periodo in cui sì, c'era la musica rock come vi ho fatto appena sentire, però c'era la presenza forte del maresciallo Tito, e quindi si fa molto leva sulla vittoria della seconda guerra mondiale da parte dei partigiani jugoslavi guidati dal maresciallo Tito. C'è quindi un che di, potrei definirlo, di significativo, ma al tempo stesso anche un po' di ribelle polemica al tempo stesso. Canzone, guardate, io perché non lo parlo a livello di conversazione, lo capisco, capisco slavo, è una canzone molto triste, però è una tristezza che non pesa sulla musicalità e sul testo, perché si ascolta comunque con molta fluidità. Comunque andiamo avanti, allora adesso ve la voglio far sentire nella versione inglese. Somewhere far away.
versione inglese è molto leggera e veloce, c'è sempre questo testo un po' malinconico, un po' pessimista, però la versione inglese, diciamo anche per motivi commerciali, è un po' più ammorbidita, c'è più il riferimento al mondo balcanico attraverso i racconti, meno riferimenti al mondo politico. Va detto che però quest'album ebbe buon successo di vendite sia nell'ex Jugoslavia che in Inghilterra, dove vennero addirittura scritturati da Martin Levan, uno dei più grandi musicisti di musica rock inglese, che molti di voi forse se lo ricorderanno perché è stato anche per un periodo il produttore di Iron Maiden e Deep Purple. Iron Maiden più che Deep Purple. Va detto che tutte le canzoni di quest'album hanno una doppia parte. Adesso ve ne faccio sentire un'altra. Eccola qua. Questa allora è strumentale come Tomáš Zadák, si chiama Hello.
Oh, avete sentito che bel pezzo, ragazzi? Allora, sempre dall'album del 1977, Cerna Dama, La Signora Nera, Black Lady degli Smack, c'è questa canzone Hello. Allora, testo strumentale, quasi strumentale, dicono solo la parola Hello, però perché qui è sempre... Allora, qui è stato registrato a Belgrado e a Londra, sempre nel 1977, sempre canzone sperimentale perché prog è sperimentazione. Qui però diciamo che più che prog c'è proprio una vera, diciamo, definiamola così, fusion. Questo è un pezzo che secondo me è totalmente fusion. Va detto che il ripetere è lo del cantante, cantante degli Smack, Boris Arandelovic, e allo perché si erano stati ispirati da alcuni telefilm americani degli anni 70, dalle telefonate che si facevano dei telefilm di quell'epoca. Che guardate, la Jugoslavia dopo purtroppo è finita con la guerra civile, con i morti, con le tensioni etniche. Paradossalmente, come vi faccio sentire in questa puntata, era un paese che da un punto di vista artistico aveva una grande libertà rispetto ad altri paesi comunisti, e appunto avevano i musicisti degli Smack avuto l'opportunità sia di esibirsi all'estero sia di vedere, pensate, in un paese comunista dei film, diciamo, occidentali. Dalla visione di alcuni telefilm dell'epoca, soprattutto tipo poliziesco venne questa canzone che si chiamava Hello, che mescola fusion, mescola rock, prog e vari esponenti, e soprattutto è, diciamo, un inno ironico a quello che era il cinema americano occidentale di quel periodo. Poi loro, ecco, con il viaggio che vi avevo già raccontato in America e in Inghilterra, ebbero modo di toccare dal vivo altri generi musicali di quegli anni, soprattutto quello che erano il soul e il funk, soprattutto poi con il viaggio tournée in America nel 1975-76, ebbero il modo anche di vedere con mano quella che era la realtà della periferia americana, e quindi di entrare in contatto diretto col mondo del blues, del soul, del funk, non solo ascoltandolo per radio, ma a livello avere un contatto umano. Ebbero anche un contatto, pensate, clamoroso, visto poi il periodo storico, le differenze etniche, culturali, con i primi gruppi rap della storia. Faremo nelle prossime puntate, se vi interessa, anche un loro pezzo musicale che è una sorta di rap rock e prog. Pensate, guardate, gruppo rock dell'est Europa, dell'ex Jugoslavia, nonostante fossero nati in un periodo in cui nella Jugoslavia c'era un regime comunista, hanno fatto musica veramente d'avanguardia. Il Smack, sentitevi che veramente meritano. Comunque andiamo avanti. Allora, adesso qui, per esempio, vi ho fatto sentire vari pezzi. Adesso vi faccio sentire questo qua che si chiama Plava Pesma, musica blu o anche musica bionda. Poi ve la faccio sentire e poi vi racconterò il significato. Let's be on TV.
gineco, sì, ti scevo il giù. Scosta direttamente quasi totalmente dal proc, facciamo una puntata crossover, si avvicina molto alla fusion. Va detta che poi questa canzone, allora, Plava Pesma, allora, anima blu, allora, Plava nella lingua slava è una parola che significa blu, ma significa anche bionda. Pesma invece è anima. Va detto che questa canzone è una canzone d'amore molto malinconica, molto triste, però al tempo stesso venne fatta diciamo anche un po' su commissione del regime del maresciallo Tito, poiché parlava di quella che era stata un po' la storia della Jugoslavia da tempi diciamo antichi ad oggi, anche questa. E c'era un gioco d'amore, un gioco di parole tra l'amore dell'uomo e della donna protagonisti e le sofferenze che aveva passato il popolo slavo durante la prima e seconda guerra mondiale. Il tutto perché si voleva prendere diciamo questo gruppo di smacker che facevano musica rock e prog a bel livello, al tempo stesso far sì che facessero propaganda per il regime attraverso le canzoni. Va detto poi che
Jugoslavia, guardate, è stata una nazione, diciamo, diversa dall'Italia, ma a confine con l'Italia, con una storia molto simile per certi versi. Diciamo che la guerra è scoppiata perché c'erano delle tensioni nord e sud, come ci sono da noi, e però il maresciallo Tito, con le buone e con le cattive, e anche con la propaganda culturale, cercò in qualche modo di tenerla unita anche attraverso queste canzoni. Questa canzone, che appunto parla di una storia d'amore con doppi sensi, riguarda quello che è stato il popolo slavo, la sofferenza, l'unità e le tragedie che hanno portato a un paese. Sempre anche questa canzone dall'album Cernadana, ed è stata anch'essa facente parte dell'album. Comunque, ragazzi, andiamo avanti. Voglio farvi sentire un'altra canzone. Ecco qua, Tegopa, adesso vi faccio sentire Tegopa, poi con... Thank you.
Allora, questa era l'ultima canzone dell'album e chiudeva Gobba, che parlava, diciamo, della solitudine in lingua slava. Gobba, solitudine, è stata anche l'ultima canzone di quest'album fortunato, che era Cernata di Smack. Allora, cari amici, purtroppo ci dobbiamo lasciare. Spero di trovarci qui il prossimo sabato tutti insieme a parlare di musica rock. È stato, spero siete stati bene. Ciao a tutti ragazzi, buona serata da Giulione e da Rockway.